Buongiorno a tutti, da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi nuovo video, cosa mangio in un giorno. Questa mattina bevo un bicchiere di succo gusto tropicale, quindi frutti misti, e mangio una conchiglia gusto gianduja che ho acquistato ieri da Lidl. Ci vediamo dopo. Oggi per pranzo, si sta appannando la fotocamera, scusate ma è ancora bollente. Allora, oggi per pranzo ben due preparazioni, non so se capita anche a voi di dover fare doppie cucine. Allora, per Chiara ho preparato le trofie con il prosciutto cotto e le olive con la panna. Per me ho preparato sempre le trofie ma con il pesto di rucola. Io il pesto di rucola lo preparo, ne preparo sempre un bel po', poi lo congelo. Per congelarlo lo inserisco all'interno dei bicchieri di plastica, quelli piccolini da caffè. Appunto lo congelo ed è sempre pronto all'uso. Trovate tutte le ricette qui sotto nell'info box perché alcune ricette non ho registrato il video, però trovate sempre la ricetta sul blog, quindi vi lascio tutto qui sotto. Buon pranzo! Questa mattina, se ricordate, non ho preso caffè, quindi dopo il mio bel primo di pasta con il pesto di rucola mi sono preparato un bel caffettino. Ho anche scaldato un po' di latte, ho fatto una leggera schiumetta. Allora, per cena preparo gli straccetti di pollo con patate e funghi. Vi faccio vedere velocemente la preparazione. All'interno di una padella ho inserito un po' d'olio, uno scalogno che ho lasciato intero, ma se volete potete anche tagliarlo a fettine sottili, e ho aggiunto due patate tagliate a tocchettini. E ho lasciato rosolare qualche istante, non devono rosolare troppo, e adesso aggiungo mezzo bicchiere d'acqua e lascio cuocere a fiamma bassa. Allora, in un'altra padella ho aggiunto un filo d'olio e i tocchettini di pollo che ho precedentemente infarinato. Adesso li lascio rosolare ben bene e aggiungo un po' di sale e poi alla fine li andrò ad unire alle patate e ai funghi. Quando l'acqua che abbiamo messo nelle patate si sta ritirando quasi del tutto, possiamo aggiungere un 150 g di funghi. Io sto utilizzando un misto funghi con porcini, sono funghi surgelati come vedete. Questi cuociono in 15 minuti. Ok. Se volete potete utilizzare anche i funghi freschi. Oppure se non volete utilizzare i funghi potete usare i piselli o i carciofini, quello che preferite, insomma. Allora, adesso qui aggiungo un altro mezzo bicchiere d'acqua e lascio cuocere a fiamma bassa per 15 minuti. Dopo aver cotto le patate e i funghi, ho unito anche gli straccetti di pollo e ho lasciato insaporire insieme per qualche istante ed ecco qui il piatto finito ed è la mia cena, la nostra cena. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao! C'è anche Chiara sul divano che sta aspettando di mangiare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se provate qualche ricetta, mi raccomando, fateci sapere. Ciao a tutti, al prossimo video!